Nel Cosentino, finite le scorte di vaccino Pfizer, se non arriveranno altre dosi, si ferma tutto. La speranza è che martedì arrivi il nuovo carico. Scuole chiuse per 2 settimane a partire da lunedì è la decisione del presidente facente funzioni Nino Spirlì. Didattica in presenza sospesa in tutte le scuole di ordine e grado e nelle università. La Calabria intanto resta zona gialla. Salgono i contagi nell'area di Corigliano Rossano. A Cosenza i casi si registrano per la maggior parte tra i giovani. Adesso c'è l'ufficialità, le elezioni regionali in Calabria slittano in autunno, i dubbi e le perplessità per lo slittamento. Tornano in campo domani Cosenza e Regina, i Lupi ospiteranno il Frosinone mentre gli Amaranto viaggiano alla volta di Pisa. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, lo avete sentito dai titoli, scarseggiano i vaccini Pfizer in provincia di Cosenza, a rischio già dai prossimi giorni la campagna vaccinale per gli over 80, martedì dovrebbero arrivare le nuove dosi, a Crotone invece le dosi disponibili non basteranno a coprire la popolazione anziana, il punto nel servizio di Gianluca Pasqua. Le dosi di vaccino Pfizer in provincia di Cosenza sono terminate e la campagna vaccinale rischia di arenarsi proprio ora che si era raggiunto un buon ritmo. Dal 4 gennaio scorso ad oggi, l'ASP di Cosenza ha somministrato 47.400 dosi di vaccino Pfizer e 4.740 di Moderna. Al momento nei frigoriferi dell'ASP ci sono solo le dosi da inoculare nella giornata di oggi. Come da protocollo, la task force riceve dalla regione Calabria 5 cosiddetti pizza box di vaccini Pfizer da 195 fiale l'uno. Ogni martedì non si registrano invece intoppi per le vaccinazioni in corso ai componenti delle forze dell'ordine che sono effettuate con il vaccino AstraZeneca. Le scorte in questo caso ammontano a 10.000 dosi. Problemi di disponibilità che dovrà affrontare anche l'ASP di Crotone, dove solo oggi è partita la campagna di vaccinazione per gli over 80. Il commissario Sperlì ha evidenziato che gli anziani da vaccinare nel distretto sono 10.471, le dosi disponibili al momento sono 8.300, ma il 30% di queste deve essere riservato per la seconda dose. Procedendo ad un buon ritmo, anche nel crotonese ci sarà presto carenza di antidoti. E in Calabria aumenteranno i punti vaccinali che passeranno dagli attuali 78 a 100 e quanto affermato oggi a Catanzaro dal commissario Longo. Vediamo. La Calabria prova ad accelerare sui vaccini anche se al momento c'è un'organizzazione disomogenea sul territorio regionale. Alcuni comuni hanno già completato la campagna vaccinale per gli over 80 mentre altri ancora non hanno iniziato. Ma ecco l'annuncio del commissario Longo a margine della riunione dell'unità di crisi alla regione. Cercheremo di aumentare i punti vaccinali che già sono il numero di 78, ma pensiamo di aumentarlo a 100 e più di 100. Stiamo lavorando con la protezione civile, stiamo incrementando il numero delle vaccinazioni, gradualmente stiamo andando a regime. Assieme agli over 80 abbiamo previsto col Presidente le categorie fragili, sia ricoverati che non ricoverati. Passeremo poi ai lavori ritenuti indispensabili per la comunità e che prevedono un diuturno contatto con la popolazione, per cui è ovvio che questa gente va vaccinata, e poi procederemo con gli insegnanti. C'è poi il caso delle varianti del virus. Le stiamo monitorando, sono stati casi di variante inglese. Ci stiamo attrezzando perché abbiamo i nostri laboratori del Mater Domini che sono attrezzati con i reagenti specifici. Entro una settimana entrando in funzione anche altre due laboratori all'ASP di Reggio Calabria e all'azienda ospedaliera Melacrino. Il commissario infine fuga ogni dubbio sulle responsabilità e i compiti di questa fase emergenziale. Chiariamo un punto, il soggetto attuatore sono io per quanto riguarda la esecuzione dei programmi Covid,
cioè la fissazione del programma Covid, che già sono stati fatti sia il programma Covid che i due programmi vaccinali, ma l'emergenza come emergenza della regione per qualsiasi tipo di evento eccezionale, sempre il Presidente, quindi è stata una scelta concordata con il Presidente Spirlì. E speriamo che quanto affermato dal commissario Longo si realizzi. Oggi è stata davvero una giornata difficile, tante segnalazioni in redazione, ultraottantenni già prenotati a cui è stata comunicata sostanzialmente la non disponibilità del vaccino. Abbiamo avuto segnalazioni da parte dei familiari, degli anziani, dagli stessi medici che dovevano somministrare il vaccino, che sono ritrovati senza il siero. Altro argomento portante di oggi, la scuola. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, dopo essersi confrontato con l'unità di crisi, una lunga riunione questa mattina a Catanzaro, ha deciso di chiudere le scuole per 15 giorni, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, le scuole che chiaramente si tratta della non presenza, perché le lezioni, precisa Spirlì, continueranno in DAD. Intanto il ministro Speranza ha firmato le ordinanze, la nostra regione resta in zona gialla. Vediamo. Le scuole si fermano per 2 settimane. Durante queste 2 settimane inizieremo la vaccinazione del personale scolastico. Scuole chiuse, chiaramente tutti in DAD, nessuno entrerà nella scuola, fatto salvo i casi di comprovata disabilità, ma di forte disabilità. Tutto il resto dei giovani studierà da casa in collegamento a distanza. 15 giorni di stop preventivo delle scuole, quanto emerso oggi nella riunione dell'unità di crisi regionale in base alla curva dei contagi e delle pericolosità. Quello che penso è che a prescindere e fuori da ogni polemica strumentale, i luoghi di maggiore o comunque di forte crescita e sviluppo delle varianti sono i luoghi dove vivono i più giovani, e quindi i luoghi di assembramento dove vivono i più giovani. Dobbiamo contrastare da subito, perché noi non possiamo arrivare al punto di essere prima invasi e poi dover decidere quando diventeremo zona rossa. Sulla polemica di apertura e chiusura degli istituti scolastici, sentite cosa dice Spirlì, vista la discrezionalità ai governatori da parte del governo centrale. Il DPCM lascia anche ai presidenti di regione la facoltà di stabilire territorio per territorio quale potrebbe essere la migliore forma di contrasto. E siccome noi non abbiamo una sanità, noi non partiamo con una sanità sana, tra virgolette, partiamo con una sanità azzoppata, e il Presidente della Regione si assume la responsabilità di quello che fa, e soprattutto al di là di ogni polemica strumentale, perché quando poi ci dovessimo trovare fra 15 giorni o fra 20 giorni a dover piangere morti o a dover comunque occuparci di contagi che si moltiplicano sui territori, non ci sarà poi nessun altro che dovrà rispondere di questa cosa, tranne che chi rappresenta la sanità al massimo vertice. Poi sul TAR e sulle precedenti sentenze, ecco cosa pensa. Il TAR sarà libero di prendere le sue decisioni come al solito, ma io difenderò fino in fondo la necessità e l'urgenza di salvaguardare l'intera popolazione calabrese, e se c'è un luogo che è più debole rispetto agli altri, quel luogo deve essere assolutamente arginato e non può essere lasciato aperto, perché al contagio e al virus. Parere favorevole alla decisione assunta dalla Regione Calabria arriva dal professor Raffaele Bruno, primario di malattie infettive a Pavia, che ha definito la chiusura delle scuole una decisione necessaria. Vediamo. Scuole chiuse in Calabria, la decisione assunta dalla Regione condivisa dal professor Raffaele Bruno. Sicuramente la vedo come un'azione, penso, necessaria, perché le scuole sono dimostrate essere
sicuramente non tanto la scuola come luogo fisico, ma quanto quello che ruota intorno alle scuole. Sicuramente io parlo di un'epidemiologia che conosco di più in questo momento, che è quella del nord. Sicuramente ci sono dimostrate essere un momento in cui la diffusione del virus sicuramente può aumentare. Se uno guarda attentamente i dati epidemiologici, vede che c'è stato un aumento della diffusione dopo le aperture delle scuole a settembre e gennaio, per cui non, in questo momento che c'è anche la campagna vaccinale, non la vedo come un'idea errata, la condivido. Le varianti fanno registrare il picco dei contagi e la situazione in Italia è allarmante. I numeri ci indicano una ripresa importante della diffusione del virus, verosimilmente dovuta alle varianti. Ormai la variante inglese risulta prevalente nel nostro paese, quindi avendo un'infettività superiore al 39%, verosimilmente questo è quello che vediamo frutto del riverbero di questa diffusione di questa infezione. Le misure restrittive, nei giorni scorsi Bertolaso ha parlato di progressiva zona rossa per tutta l'Italia, sono utili? Penso che l'unico modo sono le misure che servono a rallentare quello che è la trasmissione. Il problema è che noi in questo anno, evidentemente, più che altro i decisori hanno imparato forse poco, perché stiamo continuando a inseguire il virus. Non è possibile una convivenza con il virus, non è possibile inseguirlo. Inseguirlo significa che chiudiamo quando i posti in ospedale sono ormai pochi e quando sono sature le terapie intensive. Questo tipo di tattica non paga, servirebbe una strategia diversa. E torniamo alla notizia d'apertura del nostro TG, ossia le dosi Pfizer del vaccino terminate in provincia di Cosenza, con tanti disagi, soprattutto per gli ottantenni che erano già prenotati per effettuare la prima dose del siero. E il caso Calabria arriva al ministro Speranza. È assai grave ciò che è accaduto oggi a Luzzi, cittadini ultra ottantenni in fila, già pronti per fare il vaccino, sono stati costretti a tornare a casa perché all'ultimo momento una telefonata avvertiva il sindaco che i vaccini destinati al comune cosentino non erano disponibili. Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio. Appare evidente, prosegue, il livello di disorganizzazione in cui versa la campagna vaccinale in Calabria, che, lo ricordiamo, resta ultima per numero di vaccini disponibili somministrati. Nonostante tutti gli annunci e le attese legate alla nomina di Longo commissario, non possiamo far altro che rilevare ritardi e responsabilità in scelte che hanno una portata decisiva nella lotta contro il virus. E intanto preoccupa l'aumento, lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito, anche legato alla decisione di chiudere le scuole, l'aumento del contagio in Calabria. Per la Fondazione Gimbe siamo già nella terza ondata. Catanzaro, Crotone e Reggio registrano un incremento significativo dei casi nella settimana 24 febbraio, 2 marzo. Vediamo. Le scelte sulla scuola sono le più difficili da fare e non vedranno mai tutti d'accordo, ma non si possono ignorare i dati che emergono dall'esame del contagio in Calabria. Numeri inconfutabili come quelli trasmessi dall'ASP di Cosenza al Dipartimento di Prevenzione, che fotografano una situazione di pericolo nelle classi cosentine. C'è un netto aumento di positività dal 22 febbraio in poi, scrive la dirigente dell'ASP, rispetto alle settimane precedenti. È necessario valutare i dati relativi alle singole scuole per un'eventuale chiusura dei plessi dove si registra il maggior numero di casi. Tra gli istituti comprensivi interessati, quello di Carolei di Pignano, con 6 casi nei plessi di Laurignano e di Pignano, il Don Milani in Matera di Cosenza, con 7 casi nei plessi di via Saverio Albo, via Aldo Moro e la Città dei Ragazzi, l'istituto comprensivo di via Negroni, che presenta 6 positività presso la scuola media, e quello di Spezzano Sila Celico, nei plessi di Camigliatello e Lagarò, con 7 casi accertati. 2 i casi nel plesso Dione Salvi dell'istituto Gullo, mentre è stato rilevato un caso a via Milelli, che fa parte dell'istituto Zumbini, nel liceo Scorza, nel Mancini e nell'Ipsia Marconi. L'ASP sottolinea le difficoltà a sottoporre a tampone tutte le scolaresche interessate e il pericolo che il numero di casi aumenti nel prossimo periodo. In molti di questi istituti sono state già intraprese misure di contenimento per singole classi o plessi. L'ASP ritiene opportuna una valutazione più ampia.
L'aumento esponenziale dei contagi di studenti è testimoniato dai grafici pubblicati dall'ASP. Aumentano i positivi nella fascia di età da 0 a 18 anni nell'ultimo mese. Spiccano le situazioni di Corigliano Rossano con 82 casi, Cosenza con 42 e Rende con 12. E chiaramente questo era il servizio invece relativo alle scuole, in particolare lo abbiamo visto nel Cosentino, i dati preoccupanti dell'ASP, il servizio di Gianluca Pasqua chiudeva con la situazione allarmante di Corigliano Rossano, dove si registrano molti casi e tra l'altro ci sono anche tra i positivi molti minorenni, molti ragazzi. Ma sentiamo quanto ci ha detto il sindaco. Nella nuova città unica Corigliano Rossano nelle ultime ore si registra un'impennata di casi, una notizia che conferma il sindaco, tra i contagiati anche i minori. Il comune fatica a gestire l'emergenza anche sul fronte vaccini. Ieri ci sono stati 45 casi in più e si torna a respirare un po' quel trend di qualche mese fa. Il fattore scuola in questo sempre diviso, penso non solo nella mia città ma un po' su tutto il territorio regionale, tant'è che io ho avuto anche, sono stato tra i sindaci che si è vista impugnata l'ordinanza e poi annullata di chiusura delle scuole, non perché le scuole siano un ambiente più a rischio rispetto ad altri, ma semplicemente perché tutta una serie di circostanze probabilmente la fanno diventare un possibile, un potenziale moltiplicatore del contagio. Ci sono tra questi contagiati che abbiamo dei minori, 5 l'altro ieri, 10 ieri. La situazione deve essere tenuta sotto controllo. Io non credo che noi dobbiamo terrorizzare i nostri cittadini, le comunità calabresi. Sicuramente c'è bisogno di attenzione, un'attenzione che si fa difficoltà a tenere perché c'è grande stanchezza da parte delle comunità, di ogni singolo cittadino, delle attività commerciali, c'è sicuramente una grandissima stanchezza, del resto è la stessa stanchezza che avvertiamo anche come istituzioni. Oggi siamo alle prese con i vaccini, anche lì insomma si cerca di fare del proprio meglio, di sopperire a una serie di carenze strutturali che oggettivamente è il nostro sistema sanitario. Però c'è bisogno di porre la massima attenzione. E adesso vediamo il bollettino di oggi. I casi nuovi positivi, i nuovi contagi sono 260. Per fortuna oggi non si registrano decessi. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.657 tamponi, 260 i nuovi positivi, in particolare 92 a Cosenza, 70 a Catanzaro, 22 a Crotone, 25 a Vibo Valentia e 51 a Reggio Calabria. I ricoveri in regione oggi sono 218, 23 in terapia intensiva, oggi nessun decesso. E adesso parliamo dei nuovi contagi. Come vi avevo anticipato, la Fondazione Gimbe ritiene che siamo già alla terza ondata. Catanzaro, Crotone e Reggio registrano un incremento significativo dei casi nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo. Vediamo. Negli ultimi giorni si assiste anche in Calabria ad un costante incremento dei casi di coronavirus. Ci sono zone in cui il contagio corre. Nella Sibaritide, ad esempio, si contano oltre 621 casi, quasi 380 complessivamente nella sola città di Corigliano Rossano. Apprensione a Campana, nel Cosentino, dove l'aumento repentino dei casi negli ultimi giorni ha spinto il sindaco a richiedere la zona rossa. A Catanzaro, massima attenzione sul focolaio di Via Isonzo tra la comunità Rom, circa 30 positivi accertati. Oltre 200 le ordinanze di quarantena disposte, ma si è in attesa dell'esito degli altri tamponi effettuati su numerose persone di etnia Rom. Un focolaio che ha allarmato anche la Curia, che ha deciso, considerato il rischio, di chiudere fino al 15 marzo, a scopo precauzionale, la parrocchia di Santa Maria della Speranza. Nel Vibonese, a San Nicola da Crissa, 17 persone sono risultate positive all'antigenico. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole e ha avviato uno screening su tutta la popolazione.
Per la Fondazione Gimbe siamo già nella terza fase. Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione, nella settimana dal 24 al 2 marzo, risultano in peggioramento gli indicatori relativi ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e alle variazioni percentuali dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Si registra inoltre una variazione dei nuovi casi maggiore del 20% rispetto alla settimana precedente nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. E adesso passiamo ad un altro argomento, anche questo molto caldo. Ieri nel corso dei nostri TG vi abbiamo anticipato la notizia dello slittamento per quanto riguarda le regionali e le amministrative in Calabria, la decisione ieri del Consiglio dei Ministri, ribadisco, ve ne abbiamo parlato nelle scorse edizioni, nelle edizioni di ieri del nostro TG, e questo ha scatenato il dibattito. Ci sono dubbi e perplessità, si parla di un caso specifico per la Calabria. Sentite quanto ha dichiarato al nostro microfono il professor Guerino D'Ignazio dell'Unical. Elezioni regionali rinviate in autunno, il Consiglio dei Ministri ha individuato una possibile finestra tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Una decisione, dicono gli esperti, che non tiene conto della specificità della Calabria. E il professor Guerino D'Ignazio, docente di diritto pubblico comparato all'Unical, definisce irragionevole il provvedimento. Bisogna tener conto anche della specificità della Calabria. Noi non andremo a votare per eleggere un presidente che, insomma, diciamo a scadenza di mandato, un consiglio regionale che è scaduto. No, noi andiamo a votare in Calabria, andremo a votare perché si è interrotta la legislatura e attualmente abbiamo un presidente facente funzione, quindi non un presidente, diciamo, con pieni poteri, e un consiglio regionale in prorogatio. Questo significa che la situazione emergenziale senza precedenti in Calabria, mai la regione aveva dovuto affrontare una situazione così di emergenza, vengono, diciamo, governate da organi che non sono nel pieno dei poteri. Io ritengo irragionevole il decreto legge di ieri del governo. Perché? Per quale motivo? Perché in effetti non fa differenza, appunto, perché, come ho fatto un esempio prima, come la pesca a strascico che prende, insomma, pesci piccoli e pesci grossi e non distingue, appunto, tra la situazione della regione Calabria. Non voglio esagerare, ma è una situazione molto complessa, e la situazione degli altri enti locali, insomma, dei comuni. E poi si dimentica che la data delle elezioni la deve fissare il presidente della regione nell'ambito di questa forchetta che viene stabilita dal governo. Questa volta la forchetta è stata di un mese soltanto, quindi l'autonomia del presidente della regione, il presidente facente funzione, è molto ridotta, nel senso che avrà, diciamo, soltanto un mese. Poi ci saranno le elezioni amministrative e la data viene fissata dal governo, quindi sarà sicuramente, insomma, insieme alle elezioni amministrative. In realtà è un limite all'autonomia anche del presidente della regione. Si poteva pure pensare a una finestra più lunga, iniziando da metà giugno, ma anche fino a metà ottobre. Dipendeva dalla situazione, dipenderà dalla situazione emergenziale. E c'è un ulteriore aggiornamento sui vaccini. In Italia arriveranno entro fine marzo altre 7 milioni di dosi di vaccini, fino a 68 milioni entro luglio. E la campagna di somministrazione dovrà accelerare con decisione, passando dal criterio delle categorie a quello delle fasce d'età e costruendo una rete di hub capillare ed efficace. Questo è il senso della riunione tra i vertici della struttura demografica
emergenza scelti da Mario Draghi, ossia il commissario Francesco Figliuolo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, i ministri Maria Stella Gelmini, Roberto Speranza e le regioni. Siamo al calcio, domani in campo Cosenza e Regina per riscattare gli scivoloni del turno infrasettimanale. I lupi ospiteranno il Frosinone mentre gli Amaranto viaggiano alla volta di Pisa. Vediamo. Ritrovare se stessi e far punti gli obiettivi del Cosenza per la gara di domani con il Frosinone. L'11 di Occhiuzzi vorrà e dovrà dimostrare che quella di Brescia è stata solo una brutta parentesi. Per la prima volta in stagione, oltre al risultato ai rossoblù, è mancata la prestazione. Un dato non preoccupante se dovesse rimanere un caso isolato, ma da cancellare al più presto. Il tecnico ribadisce il concetto: il Cosenza deve giocare il miglior calcio possibile per ottenere il risultato. La squadra deve giocare a calcio. La squadra deve giocare a calcio, loro lo sanno, per intensità, per voler proporre gioco. In passato mi è stato detto che guardavo più a bel gioco che ai risultati. Assolutamente no. Il bel gioco, non esiste bel gioco. Il gioco deve essere propositivo, deve essere organizzato, deve avere equilibrio. Stiamo parlando di una squadra che è stata ed è quasi una delle migliori difese. Quindi dobbiamo continuare sulla strada delle prestazioni che hanno creato anche polemiche nel dire sì, ma belli, ma non si vince. No, ma il risultato si arriva al risultato attraverso il bel gioco, il gioco propositivo, l'attaccare alti, stare sempre in gara, voler fare sempre la gara, saper subire l'avversario, e quindi questo deve essere. E quindi io voglio che ritorniamo ad essere quelli che ho sempre voluto e a qualcuno non è piaciuto. Di fronte la formazione guidata da Nesta, reduce dalla buona prova con il Monza, è quasi al completo una corazzata quella laziale, che per ora non ha espresso appieno il suo potenziale. Al Marulla sarà una sfida delicata per entrambe le squadre. Il Cosenza ha cercato la giusta concentrazione trascorrendo gli ultimi giorni in ritiro. Il ritiro è una scelta che abbiamo insomma condiviso con col direttore, il presidente, con serenità, con i ragazzi, perché questo è un gruppo che sta bene insieme, è un modo per concentrarsi ancora di più, per avere ancora di più alla testa a questa gara. Come tutte le gare, sono gare importanti, quindi c'è serenità, ci sono le tensioni giuste, perché voglio delle tensioni, ci devono essere. Però la squadra, insomma, in questo sta bene, ed è giusto che domani affrontano la gara come una partita fondamentale. La Regina si coccola il DS Taibi, che ha ricevuto dall'Adi Cosp il titolo di miglior direttore della Serie C, un riconoscimento prestigioso per la società Amaranto, che dopo lo scivolone con la capolista Empoli, dopo 7 risultati utili consecutivi, punta ad un pronto riscatto in trasferta con il Pisa, un avversario ostico, ma mister Baroni ha provato uomini e schemi in settimana in cerca del colpaccio in Toscana. Sono stati giorni importanti perché ci hanno permesso anche di recuperare qualcosa, di mettere dentro un po' di lavoro, quindi con le gare così ravvicinate è chiaro che sono giorni preziosi sia di recupero che di lavoro. Ripeto, abbiamo fatto un'analisi molto attenta, molto sulla gara, su quello che abbiamo fatto, su quello che non abbiamo fatto e su quello che dovremo fare. A questo punto del nostro TG, come di consueto, le notizie dalla borsa. Seduta volatile per le borse europee, condizionate dall'andamento degli indici americani dopo la pubblicazione dei dati di febbraio sul mercato del lavoro USA. Il Job Report ha evidenziato non-farm payroll per 379.000 unità, nettamente sopra le attese a 200.000, e un tasso di disoccupazione in lieve flessione al 6,2%, numeri che hanno rafforzato la prospettiva di una ripresa economica più rapida delle attese, che potrebbe mettere sotto pressione l'inflazione e costringere la Fed a rivedere la propria politica monetaria. Jerome Powell ha ribadito ieri il sostegno dell'istituto all'economia, ma non ha totalmente placato i timori degli investitori sul recente rialzo dei rendimenti obbligazionari. Attesi sviluppi nel weekend anche sul piano di stimoli fiscali da 1.900 miliardi di dollari in discussione al Senato dopo l'ok della Camera.
A Piazza Affari il FTSE MIB chiude in ribasso dello 0,6%, sottotono anche il FTSE 100 di Londra -0,3, l'IBEX 35 di Madrid, il CAC 40 di Parigi -0,8 e il DAX di Francoforte -1%. Oltre oceano hanno invertito la rotta il Dow Jones -0,3, l'S&P 500 -0,5 e il Nasdaq che crolla -1,8%. Sul Forex l'euro-dollaro viaggia a 1,191 e il dollaro-yen sale a 108,3. Tra le materie prime prosegue la corsa del greggio, con il Brent a più 2,9% a 68,9 dollari al barile e il WTI a più 2,7% a 65,7 dollari al barile. Il BTP Bund resta a 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%. Tornando a Piazza Affari, spiccano le performance dei petroliferi con Saipem a più 3,3%, Tenaris a più 3,1% e Eni a più 2,9%, il rosso Nexi a meno 3,5% su una possibile revisione del cashback, in calo anche Inuit a meno 3,7% dopo la diffusione dei risultati ieri a mercati chiusi. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo. Per la nostra regione si apre una fase di tempo variabile caratterizzata da passaggi nuvolosi e poche piogge, con temperature un po' al di sopra delle medie. Domani tempo variabile con formazione di nuvolosità più compatta durante il pomeriggio sulle aree montuose, dove potrebbero verificarsi anche piovaschi sparsi con debolissime nevicate sulle vette più alte. Temperature stazionarie. Domani sul Mar Ionio soffieranno venti da nord deboli che renderanno i bacini crotonesi, catanzaresi e reggini mossi. Sul Tirreno, che invece si presenterà poco mosso, la ventilazione sarà debole in direzione variabile. In ogni caso in serata i venti aumenteranno di intensità sullo Ionio, dove permarranno sempre dai quadranti settentrionali, e sul Tirreno Cosentino, dove si disporranno da est. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.